quel tuo modo di guardarmi, con un solo sguardo tu lo sai comunicarmi. Quante carezze per ore ed ore. Il cane che ha problemi con la gestione delle risorse è un cane che tende a proteggere le risorse che considera preziose e importanti con aggressività. Un esempio di risorsa da difendere per la maggior parte dei cani è il cibo. Però altri casi di risorse da proteggere possono essere luoghi, oggetti o persone e qualunque altra cosa di valore per l'animale. Un cane che tende ad avere problemi nella gestione delle risorse reagisce allo stesso modo con il padrone, così come con gli estranei. Se un cane sente qualcosa come proprio, gli altri cani tendono a rispettarlo, anche se questo è più piccolo. Ma quando un altro cane si avvicina, il primo tenderà a reagire in maniera molto aggressiva. Questa è una caratteristica tipica degli animali sociali, riscontrata oltretutto anche in altre specie, non solo nei cani. E anche se questo è un atteggiamento normale nei cani, può rivelarsi pericoloso soprattutto nei confronti degli esseri umani e dei bambini. Per fortuna questo atteggiamento si può prevenire o correggere. Se abbiamo un cucciolo si può evitare il problema rispettando qualche semplice accorgimento. Resta. Vai. Vai. Resta. Quante carezze per ore ed ore, non ti faccio cambio neanche per un grande amore. Tu sai capirmi, sai coccolarmi, non mi tradisce, non dici di amarmi. Non posso fare più a meno di te, tutta la mia vita ormai dipende anche da te. Lascia, lascia, bravissima. Giorno dopo giorno sarò sempre accanto a te. Resteremo insieme per sempre io e te. Amo quel tuo modo di guardarti, con un solo sguardo tu sai comunicarti. Quante carezze per ore ed ore, non ti fa
faccio a cambio niente per un grande amore. Tu sai capirmi, sai convolarmi, non mi tradisci e non dici lascia. Non posso bravissimo te, tutta la mia vita ormai gioco è finito. Per quanto riguarda i cani adulti che già manifestano questo problema, vi consiglio di rivolgervi ad un professionista.